Ciao a tutti, io sono Filippo, responsabile della comunicazione di Grassroots Italy e oggi troviamo qua con il sindaco Mirko Luzzi, sindaco della città di Castiglia Montevecchia. Ringraziamo per la partecipazione a questa tavola rotonda, questa seconda tavola rotonda per il progetto Grassroots. Abbiamo un paio di domande molto veloci. Lei durante la tavola rotonda ha parlato di Unione Europea, abbiamo parlato di associazioni e del rapporto delle associazioni con il locale. Volevo chiederle come si è trovato ad oggi, diciamo nel periodo diciamo, da quando lei è sindaco fino ad oggi, a collaborare proprio con le associazioni, soprattutto a quelli che lavorano a livello europeo, come quella di Cagni. Sì, diciamo che il rapporto istituzione locale, associazionismo locale è fondamentale perché dove non può arrivare il servizio pubblico, dove non può arrivare il privato, è chiaro che l'associazionismo trova campo aperto e soprattutto nelle aree rurali dove alcune difficoltà poi per la natura dei territori creano difficoltà di accesso a dei servizi o anche addirittura di alcune attività proprio a beneficio della popolazione. L'associazionismo ricopre un ruolo fondamentale, quindi promuovere l'associazionismo, dare supporto all'associazionismo è stato uno dei punti di forza su cui la mia amministrazione si è basata in questi anni. E quindi mi riaggancio proprio alla risposta che ha appena dato. Abbiamo parlato anche della necessità di avere un fondo, state cercando di presentare un progetto proprio di finanziamento, di supporto a quello che è il territorio, il luogo, la localizzazione geografica in cui vi trovate, proprio partendo da un approccio bottom-up, quindi che parta dal basso, che cerchi di trovare delle soluzioni, poi da presentare all'Unione Europea. Crede che sia fattibile questa collaborazione con l'associazionismo? Quindi quanto crede in questo approccio che parta proprio dal basso per la richiesta di fondi? Ma credo che sia importantissimo perché il territorio che si rappresenta, che un'istituzione rappresenta, si deve conoscere. Lo si conosce attraverso il confronto, attraverso il dialogo, attraverso la collaborazione che si ha con il territorio stesso. Le associazioni non sono altro che la rappresentazione del territorio, quindi è fondamentale sapere interpretare le esigenze del territorio anche attraverso la collaborazione, la partecipazione diretta dell'associazionismo. Ultima domanda, visto che stamattina ho avuto proprio un incontro di tipo istituzionale, quindi di tipo politico istituzionale con altre istituzioni, questo pomeriggio si è mosso su una seconda tavola rotonda fatta proprio con l'associazionismo. Crede, trova punti di contatto tra queste due forme di interpretazione, di studio anche del locale, per poi lavorare anche a livello istituzionale? Sì, no, è assolutamente fondamentale perché proprio nel tavolo di oggi pomeriggio si è potuto percepire quelle che poi sono le esigenze reali che si hanno proprio sul territorio, cioè quelli che ha veramente la società e che le associazioni che operano direttamente a contatto con le problematiche del territorio riescono a trasmettere per mezzo di questi incontri come quello di oggi. Perfetto, grazie mille. Oggi siamo qua con la professoressa Alberta Bottolini, professoressa del Carlo Alberto della Chiesa di Montepiascone, qua come rappresentante anche come membro del Comitato Gemellaggi del Comune di Castiglia Montevecchia e della Biblioteca Comunale, esatto. Parlando di volontariato, abbiamo un paio di domande da fare. E la prima riguarda l'associazionismo rurale, quindi che riguarda proprio Castiglia Montevecchia. È sentito, è vissuto dai giovani, dalle persone un pochino più adulte. Qual è, diciamo, se ci dà qualche idea, ecco, a livello generale del rapporto per popolazione e associazioni? Diciamo che noi siamo il nostro è un piccolo paese di 2.400 abitanti, quindi in relazione al numero degli abitanti abbiamo un'ampia gamma di associazioni che lavorano nel territorio. Le associazioni sono di vario tipo, abbiamo l'associazione sportiva, poi le associazioni della misericordia che fanno capo alla Chiesa, l'Avis, l'associazione Moto Club, chiamata proprio così, che si occupa delle moto, poi abbiamo, non vorrei dimenticare qualcuno, ecco, il Comitato Gemellaggi e Su poi cui diciamo un ampio spettro di tantissimi, un ampio associazioni. spettro di associazioni. Diciamo che l'età per molte di queste associazioni, l'età degli aderenti per molte di queste associazioni
associazioni è meglio alta. Fanno eccezione, non so, il Comitato Gemellaggi, che ha un'ampia presenza giovanile anche per la possibilità di potersi spostare con pochi soldi, fare dei viaggi in ambito europeo. E la Proloco ultimamente è formata soprattutto da giovani. Perfetto, perfetto. Quindi, riagganciando invece a quello che dicevamo durante la tavola rotonda, si parlava della necessità di prendere fondi, soprattutto per queste associazioni, tramite eventi, in primis la festa del vino che si tiene a agosto a Castellente Verina, e volevo sapere anche se c'era un rapporto di collaborazione tra le istituzioni, quindi nel caso specifico il Comune, e questa tipologia di, quindi che andrà a sovvenzionare in ovviamente aggiunta a questi nuovi fondi per far sì che le associazioni vadano avanti per i propri eventi, attività durante la vita. Diciamo che il momento di crisi non aiuta nemmeno i finanziamenti alle associazioni, perché chiaramente ci sono delle priorità a cui va data risposta. Però diciamo che il nostro comune è stato molto sensibile sempre all'attività di volontariato e alle varie associazioni, e quindi ha sempre contribuito finanziando delle attività, degli eventi. Chiaramente ora questi finanziamenti sono diminuiti, è anche facile capire perché chiaramente le priorità sono ben altre purtroppo. E quindi, nonostante questo, però c'è da rilevare che se c'è da dare un piccolo contributo, diciamo che i nostri amministratori sono sempre sensibili, quindi un poco disponibile, devo dire che insomma provvedono anche a questo. Perfetto, grazie professoressa Tortolini.